Cosa faccio? Come funziono? Benissimo. Beh, okay. Sei ottimo. Al volo, perché poi torno a Palazzo Chigi a mettere i numeretti che mancano. Grazie, ci tenevo ad ascoltare passo per passo la relazione. Uno si potrebbe far scoraggiare, avendo sentito quello. Io ho la reazione esattamente contraria, sono al governo da 137 giorni, so che l'eredità è abbastanza pesante. Vi posso dare due o tre impegni senza sommergervi di promesse o di numeri. Uno, entro novembre questo famigerato codice degli appalti verrà smontato e verrà riscritto con chi lavora. Quindi, Presidente, prendiamo nota, sono in corso incontri, audizioni, consultazioni, però in Italia siamo bravi a aprire uffici, complicazioni, cose semplici. E quindi questo è l'impegno numero uno, innalzando alcuni tetti che impediscono agli enti locali di dare l'assegnazione diretta. Siamo addirittura più rigorosi di quello che l'Europa spesso ci chiede. L'Europa a volte ci vincola e noi mettiamo vincoli che si aggiungono ai vincoli. Abbiamo, e questo lo dico facendo autocritica da italiano, nel senso che spesso siamo bravi a peggiorare normative che già arrivano a metterci in condizioni di lavorare con difficoltà. Abbiamo trovato nei cassetti del Ministero della Pubblica Istruzione 7 miliardi di euro per manutenzioni ordinarie e straordinarie. Di questi 7 miliardi di euro, 3 miliardi di euro sono già stati liberati e messi a disposizione dei comuni e delle province che sono proprietari degli istituti scolastici. C'è 1 miliardo di euro di interventi di ANAS che erano bloccati, su cui il Ministero delle Infrastrutture sta intervenendo. L'Agenzia del Demanio ha liberato 2 miliardi di euro per la messa in sicurezza antisismica degli immobili dello Stato, perché spesso e volentieri lo Stato chiede ai privati di mettersi in regola, ma lo Stato è il primo a non essere in regola con i suoi immobili pubblici. Potrei andare avanti, però, come diceva il Presidente, il bando non è lavoro, non è cantiere, burocrazia. Sul fronte fiscale stiamo lavorando come matti, ma vi do l'esempio. Io sono arrivato al Ministero dell'Interno 137 giorni fa e mi hanno detto che oltretutto vigile il fuoco, polizia di Stato, antimafia, antiracket, antidroga, controlli dei confini, controllo e ho la responsabilità di 820 chiese. Il Ministero dell'Interno è proprietario di 820 chiese. Se cade una tegola o un capitello da una di queste 820 chiese, sono problemi miei, che già ne ho di mio, e poi mi mancavano 820. E io ho chiesto, ma c'è un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria? Si possono mettere, fra virgolette, a reddito? Si può fare un'opera di restauro, magari recuperando da cartellonistica, da pubblicità? No. Di queste 820 chiese, quelle che danno introiti, attenzione, abbiamo dei Caravaggio, delle opere di Bernini, sapete quante sono quelle che danno introito su 820? Due, perché così è da sempre, Ministro, e vediamo di fare in modo che non sia così da sempre. Io quest'anno chiudo una graduatoria di Vigili del Fuoco che è aperta da 11 anni. Come fa una graduatoria di un concorso pubblico a rimanere aperta e essere prorogata per 11 anni? C'è qualcosa che non funziona. Quindi io conto che i numeretti di cui abbiamo parlato prima, 3 miliardi, 2 miliardi, 1 miliardo, apro una brevissima parentesi, è un governo che sono contento di aver contribuito a far nascere, dove ci sono sensibilità diverse. Per quello che mi riguarda, finché ho energia in corpo, lavorerò perché il Paese abbia più infrastrutture, vada avanti, abbia più strade, abbia più ferrovie, abbia più ponti, abbia più sistema energetico per abbassare il costo dell'energia alle imprese italiane. Quindi non ho mai conosciuto nessuno che sia felice decrescendo. No. Non credo alla decrescita felice, no. Credo alla crescita il più felice possibile. Quindi questo l'ho visto firmando con Luca Zaia, a proposito di trasparenza, un protocollo per la trasparenza dei lavori della Pedemontana Veneta, che ha in gran parte investimento privato messo in avvio dalla cabina di regia del pubblico. E però il mix pubblico e privato, non sono un tifoso né del tutto pubblico né del tutto privato, però a Milano si dice uffele falto mestè, e quindi io mi domando come si sia potuto scrivere un codice degli appalti sulla testa di quelli che gli appalti li avrebbero dovuti gestire, o lo split payment, però
137 giorni oggi, 138 giorni domani. Ci rivediamo, spero, col Presidente entro il mese di novembre, con qualche lacciolo in meno, con qualche vincolo in meno. Il crollo del ponte di Genova nel disastro, nel dramma, ci ha fatto partire con una ricognizione dei lavori fermi e dei cantieri fermi, siamo arrivati a 5.300. 5.300. Non è possibile che in Italia debba crollare un ponte e debbano esserci 43 morti per andare a vedere che ci sono 5.300 opere che devono ripartire. Non c'è Batman, non c'è Superman, non abbiamo bacchetta magica, però vi do il mio impegno di mettercela tutta semplicemente per permettere a chi vuole lavorare di lavorare. Certo. Tutto qua. Per permettere a chi vuole lavorare di lavorare. In bocca al lupo e grazie al Presidente per l'invito e buona giornata e buona assemblea a tutti voi. Contate su di me. Grazie, è stato molto gentile. Scappo chiuso. Grazie, in bocca al lupo. Attenzione a scendere il gradino perché ce n'è uno falso l'ultimo. Ecco, mi manca... che...